Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno rinviato ancora l'introduzione del sistema di ingresso-uscita, che sarebbe dovuto entrare in vigore a novembre. Questo sistema informatico automatizzato registrerà i viaggiatori provenienti da paesi terzi, soprattutto quelli che non hanno bisogno di un visto per entrare nell'Unione Europea. Durante una riunione ministeriale in Lussemburgo, Germania, Francia e Paesi Bassi hanno detto che i sistemi informatici non sono pronti. I hope that we can start as soon as possible, but there is no new timeline so far. This also depends on the legal assessment that we will do. Questo rinvio potrebbe potenzialmente significare ritardi alle frontiere per i cittadini non europei, soprattutto per quelli in arrivo dal Regno Unito, ha dichiarato il CEO dell'Associazione Europea del Turismo. As people, particularly in places like Dover, they have to get out of their car and have their fingerprint taken and their photograph taken. And we're anticipating also delays when people arrive in Spain or in Germany or in France off planes. And rather than just having their passport inspected and stamped, they'll actually have to have their biometric information captured. And this may cause some delays. Ma come dice questo esperto, la decisione può prevenire situazioni caotiche alle frontiere. What I think is very welcome from today's decision is that the Commission and the Council are standing back to avoid chaos at the borders. That's the worst possible outcome. This is a very complex operation involving all the countries within the Schengen zone. Il sistema di ingresso-uscita sarà richiesto quando un viaggiatore di un paese terzo entra in tutti gli Stati membri, a eccezione di Cipro e Irlanda. Saranno esclusi anche quattro paesi non appartenenti all'area Schengen: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.